Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati. Il tema affrontato questa sera parla sempre di Giornata Mondiale della Gioventù, ma trascende un pochino il contesto della Chiesa. Mi viene chiesto come la GMG può inserirsi nel contesto mondiale attuale. Il mondo come sta andando in questi tempi? Mi viene in mente la pandemia, il Covid. Ora la guerra, le guerre. Sicuramente la speranza è un pochino frenata, la speranza anche per i più positivi è un pochino rallentata e offuscata. E penso che l'unica parola che può contrastare tutto questo sia entusiasmo. Entusiasmo è quel piccolo germoglio di primavera che sboccia in un inverno dell'anima. Se mi guardo attorno è tutto così congelato, fermo, triste e all'apparenza senza speranza. L'entusiasmo è quel germoglio che ha voglia di rifiorire. Ecco, penso al tema della GMG di quest'anno. Maria si alzò e andò in fretta. Quell'andare in fretta è sinonimo di entusiasmo. Sai cosa vuol dire entusiasmo? Deriva dal greco entheos, vuol dire avere Dio dentro. E Maria era entusiasta perché effettivamente Dio ce l'aveva dentro fisicamente, era incinta di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, e la GMG è sinonimo di tutto questo. Lo dico per esperienza personale, è sinonimo di entusiasmo, è sinonimo di Dio dentro, è sinonimo di alzarsi e andare in fretta, è sinonimo di incontro come Maria con Elisabetta, che l'ha mossa, che gli ha fatto venire voglia di camminare. Ora l'impegno per questa sera è questo, una prima domanda superficiale, a te cosa ti muove? Il Dio che porti dentro, l'entusiasmo, ti muove verso chi? Verso cosa? Ecco, l'impegno concreto è incontra qualcuno. Nella giornata di domani incontra fisicamente, se puoi, qualcuno, qualcosa, quel qualcuno che ti muove. E ringrazia il Signore perché è grazie a Lui se ti muovi verso di Lui, verso di Lei, verso quell'impegno. E se non riesci a farlo fisicamente, magari per messaggio. Buonasera, ciao, ti volevo proprio chiamare e dirti che sei tu il motivo per cui il Dio dentro mi porta verso. Che meraviglia. Buona notte, buona serata e a domani.